Torniamo a parlare del caso Conte a Cortina. Nonostante passino i giorni, non si placano le polemiche attorno a questo caso di cui aveva già parlato il nostro direttore l'altro giorno, Fulvio Giuliani. Che cosa è successo? L'ex presidente del Consiglio è stato paparazzato a Cortina in un hotel a 5 stelle assieme alla fidanzata nel corso di una breve vacanza. Peccato che pochi giorni prima avesse commentato nel proprio profilo social la terribile vicenda di quelle 10.000 persone in coda all'Associazione Pane Quotidiano a Milano proprio in occasione del Natale. E ovviamente questo per dare man forte al proprio cavallo di battaglia, ovvero il reddito di cittadinanza. Ovviamente Giuseppe Conte ha tutto il diritto di fare quello che vuole e usare i propri soldi come desidera. Figuriamoci se un professionista del suo calibro, l'ex presidente del Consiglio, non possa permettersi una vacanza a Cortina in un hotel a 5 stelle. Però il suo è stato un clamoroso errore di valutazione. Ripetiamolo, l'errore non è stato andare a Cortina, sacrosanto questo suo diritto, ma ai tempi dei social non possiamo non tenere conto di come sia diffuso l'odio in rete. E oggi Giuseppe Conte fondamentalmente è vittima un po' del suo stesso mostro, come hanno detto in alcuni, perché lui di queste battaglie ne ha fatte tantissime, fatte su immagini, su parole, su non detti, questo populismo becero, spiccio. Paga, ma è come dire, può essere un boomerang che poi si ritorce contro. Ed è accaduto esattamente questo. Difficilmente un errore del genere potrà capitare a Giorgia Meloni, perché lei è molto più scaltra, conosce benissimo le dinamiche della comunicazione online e offline, per cui quello che possiamo, ci sentiamo di consigliare a Giuseppe Conte è di essere un pochino più smart la prossima volta, poi che vada in vacanza dove vuole e con chi vuole.